Non è che molti di voi non stanno guardando a tutto il cielo, ma ne guardano solo la metà, e per stare nello stereotipo solo la metà azzurra, perché c'è anche un'altra metà che spesso, che soprattutto nel retail, è poco espressa. E a parlare di questo io invito a raggiungermi sul palco Eleonora Graffione, presidente amministratrice e delegata di Coralis e presidente dell'Associazione Donne del Retail, e Grazia De Gennaro, responsabile comunicazione del sistema di gestione per l'equità salariale e per opportunità di Maiora Despare, consigliere CDR di Ita Maiora, nonché vicepresidente dell'Associazione Donne del Retail. Allora, ci giriamo un attimo così ci fanno una bella foto. E siamo molto contente di questo perché l'associazione è molto social. Io sono felice di dire che appartengo al direttivo, quindi siamo, e davanti vedo in prima fila la restante parte del direttivo, ne manca solo una, ma che mi spiace non vedere, ma c'è Francesco Avanzini che con una parrucca potrebbe essere tranquillamente la rappresentante femminile del direttivo di Conad. Bene, allora vi lascio il palco, non vi intervisto io perché non mi sembrava elegante, e lascio a Marina Bassi l'intervista. Eccomi. Grazie. Qua. Dove ci accomodiamo? Una, due, io tiro un po' la sedia perché qua mi sento, come dire, un po' in castigo. Mi metto più in qua. Voilà. Eccoci qua. Allora. Pronto? Pronto, ci pronto. Siamo. Ci siamo. Allora. Facciamo le prove tecniche di trasmissione. Eccoci qui. Partiamo dal presidente. Presidente, allora. C'ha sempre un ruolo antipatico quello di incominciare. Associazione Donne del Retail, nata a luglio 2023. Perché? Quali sono i motivi che vi hanno spinto a fare questo? Allora, non parto salutandovi tutti e non voglio neanche nascondere l'emozione. Cioè, io sono sempre stata sul palco per parlare di retail e oggi parliamo di donne. E siamo un po' anche nell'occhio del mirino per il linguaggio e per tutto, quindi sono fortemente emozionata, quindi non concedetemi qualche errore, anche qualche tono di voce un pochino più basso. Allora, noi abbiamo iniziato questa avventura, si può dire, durante il Cibus 2020, quando praticamente stavamo riprendendo un pochino a socializzare di nuovo. E allora Cristina Lazzati fece un panel sfidando, come sempre, come nella sua natura, tutti, a tutto il femminile, che era intitolato Le donne si svegliano prima, ed eravamo tutte donne, e in quel giorno a tavola io, Cristina, Grazia De Gennaro e Alessandra Corsi abbiamo iniziato a parlare, ma perché non facciamo qualche cosa per le donne? E l'argomento comunque era delicato perché associazioni, come sappiamo, ce ne sono tantissime, quindi l'ennesima associazione dell'associazione, insomma, ci stava, però non eravamo ancora nel pieno dell'idea. L'anno successivo partecipiamo in un po' di queste donne a Tutto Food, e in questo caso si aggiunge Dominga Fragassi, e lì ricominciamo a parlare dell'associazione con più convinzione. Avevamo capito che il momento era molto importante. Uscivamo dalla pandemia, non è inutile che vi sto a raccontare i fatti perché li conoscevamo benissimo. Sembrava anche un po' che il mondo si fosse fermato e avesse aiutato a riflettere su diversi temi. La ripartenza, che è stata comunque lenta, poi ha fatto comunque registrare un ritorno al passato, se permettetemelo. Quindi poi alla fine le donne nel nostro settore sono sempre al punto di partenza, quindi qualcosa bisognava assolutamente fare. Ci abbiamo messo parecchio perché nel mezzo ci sono state anche norme che hanno regolamentato l'associazione che noi abbiamo voluto acquisire. Okay. E quindi siamo arrivati a luglio 2023. E, in un contesto in cui durante la pandemia il 65% delle persone che aveva perso il lavoro erano donne. E in un contesto in cui c'era lo smart working, c'era un sacco di cose, di belle iniziative che piano piano sono scemate, siamo tornati un pochino indietro.
Il tema di genere è diventato un tema molto importante, il gender gap, le differenze salariali e tutto, quindi argomenti che ci coinvolgevano, per concludere col fatto che negli ultimi purtroppo mesi, per non dire anni, anche i social ci hanno un po' aiutato, la comunicazione e i media, sono tornate alla ribalta tutte le cose che riguardano le donne in termini di violenza domestica, femminicidi, eccetera. Non ultimo, oggi ci sono i funerali di Marisa Leo, che faceva parte dell'associazione Donne del Vino, e qua vi chiederei di fare un piccolo minuto di silenzio. Non tengo il tempo. Non so se è passato un minuto, ma lo diamo per buono, mi concederete. Allora, ti concludo questa prima parte dicendo che comunque chi partecipa in questo momento all'associazione sono tutte donne che vengono dal mondo del retail, GDO e DO. Io ne sono una rappresentante da 42 anni, 20 di palco dal 2002. Mi sono catapultata in questa presidenza di Coralis, vi posso garantire che quando mi è stato affidato l'incarico da un consiglio di amministrazione fatto di 13 uomini all'epoca, loro hanno scommesso sulla mia sconfitta, era l'unica che non aveva niente da perdere, quindi sicuramente affidarmi quell'incarico dice se va bene va bene, se va male al limite una donna che ha perso qualche pezzo. Beh, io sono stata tremenda sotto questo punto di vista in termini di perseveranza e di tutto, e facevo già parte di associazioni prevalentemente maschili, e quindi questa è stata la mia motivazione principale di partecipare a questa avventura. Perfetto, grazie Leonora. Grazie invece. Nel retail e nella GDO il gender gap è ancora così grande come ce lo immaginiamo? Cioè, dal vostro osservatorio che cosa risulta? Allora, innanzitutto ciao Marina, salutare tutti, un saluto speciale alle donne che si sono associate, che sono qui presenti, insomma, in questo teatro. Volevo fare questo saluto con Cervera. Grazie a nome di tutti. Okay. Allora, innanzitutto hai fatto un accenno alla presenza del gender gap che riguarda appunto la diversità di genere, ok? Non è qualcosa quindi presente solo ed esclusivamente nel mondo del retail, della GDO, ma a livello Italia e addirittura a livello mondiale. A tal proposito, anche se abbiamo già visto qualche dato nella primissima, se non sbaglio, relazione, vorrei far accenno ai risultati del report del Global Gender Gap del 2023, che è praticamente la classifica più autorevole relativa all'argomento della diversità di genere a livello mondiale. L'anno scorso l'Italia era al 63° posto. Okay. Quest'anno invece al 79°, quindi invece di migliorare la situazione praticamente è peggiorata. Sì. Questo per dire che in realtà non è una condizione, perché non vorrei manco parlare di problema, una condizione che riguarda solo ed esclusivamente l'Italia, ma è una condizione presente in tutto il mondo. In particolar modo però, entrando poi un po' nel dettaglio in Italia, io ritengo personalmente che ci sia un problema relativo alla cultura. Certo. Infatti in Italia vige questo retaggio culturale che è di tipo patriarcale, conservatore, che in qualche modo è legato a stereotipi, pregiudizi e stereotipi che in realtà oggi risultano essere anacronistici rispetto a quelli che sono i tempi che stiamo vivendo. E in particolar modo quando parlo di stereotipi legati chiaramente alla donna lavoratrice mi voglio riferire alle donne
viste come sicuramente quelle che hanno più la predisposizione per l'accudimento dei figli piuttosto che delle persone anziane, quindi donne viste come badanti, piuttosto che tate, piuttosto che casalinghe, addirittura solo madri, come se essere solo madre fosse priva di significato. E ci arriveremo più tardi, perché vorrei fare una parentesi, insomma, circa questo, questo argomento. Un altro punto sul quale vorrei porre l'attenzione, l'ha accennato prima la mia presidente, è quello relativo al gap salariale. Quindi un gap di tipo economico. Sempre questo report del Global Gender Gap del 2023 ci riporta dei dati molto attuali e veritieri, che ci dicono che circa, è circa il 10-13% il gap salariale tra uomo e donna in Italia. Addirittura questo gap salariale praticamente si manifesta già dalla prima assunzione, e quindi le donne percepiscono a parità di ruolo all'interno della stessa azienda circa l'8% in meno. Così. Poi inspiegabilmente cosa accade? Che man mano che gli anni di carriera vanno avanti c'è un aumento di questo dato che arriva addirittura fino al 24%, quindi inspiegabilmente, non so perché, le carriere degli uomini vanno avanti e anche il loro salario pure aumenta, esatto, mentre quello delle donne no. Quindi ho cercato di dare un'interpretazione del tutto personale, che però fa riferimento a dei dati oggettivi, perché sono dei numeri che fanno riferimento a una realtà purtroppo non tanto, ecco, felice, soprattutto per noi donne, che ho pensato, probabilmente per spiegarmi questi numeri, che probabilmente c'è un momento della vita di una donna in cui, con probabilità, perché non tutte fanno questa scelta, in cui sono chiamate a svolgere un altro ruolo, che è quello delle madri, che chiaramente ha il suo impegno. E qui c'è il primo stereotipo che vorrei in qualche modo, di cui vorrei parlare, cioè l'accudimento dei figli nello stereotipo italiano. Ora non voglio divagare, quindi parlare a livello mondiale, però è solo della mamma l'accudimento dei figli, è un compito solo ed esclusivamente della mamma. Allora attenzione, perché è chiaro che ci sono, c'è un momento, soprattutto nella primissima nascita, insomma, del bimbo, in cui la mamma non può essere sostituita, soprattutto se decide magari di allattare, cioè non c'è qualcuno che lo può fare per lei, anche se ci sono dei metodi alternativi, chiaramente. Però poi tutto quello che viene dopo, i vaccini, insomma, le visite dai pediatri e quant'altro. Una cosa importante è che vorrei, insomma, comunicare è che il ruolo genitoriale non deve svolgerlo unicamente la mamma, ma deve essere condiviso tra i due genitori. Invece oggi pende solo ed esclusivamente da un lato. Vorrei, insomma, poi, per introdurre il secondo argomento, quindi il primo è quello della genitorialità condivisa in ugual misura. Il secondo argomento, invece, per introdurlo, dico una frase che ho sentito nei corridoi: l'hanno fatto tutte. Cioè, non ti lamentare, perché se hai lavori e hai scelto di diventare madre, cioè l'hanno fatto tutti, come se fosse qualcosa che è sempre stato così, deve continuare così. Un po' cambiato. E questo che significa? Che c'è un non riconoscimento di quello che è la straordinaria ecletticità, l'essere ecletica di una donna che riesce ad essere una lavoratrice e soprattutto magari se si trova in un ruolo importante, quindi ai vertici di direzione, deve gestire risorse, ha la responsabilità di un budget, magari moglie, no? E poi contemporaneamente ad essere madre, perché non smette mai di essere madre. E quindi sostanzialmente, per tirare un po' le somme, c'è un problema culturale, perché se ci fosse il reale riconoscimento di questa condizione eccezionale delle donne, probabilmente le cose cambierebbero. Tu pensa che ci vogliono, sempre secondo le stime presenti in questo report, 131 anni stimati per colmare il gap di genere. Sono invece 179 per colmare il gap, quello economico, quello salariale. Se invece avvenisse questa rivoluzione, che appunto deve essere di tipo culturale, probabilmente le aziende lavorerebbero a programmi che prevedono per esempio la flessibilità lavorativa, e questo consentirebbe alle donne di
svolgere il proprio ruolo di essere anche madri. Sappiamo benissimo quanto è labile il confine tra la vita privata e la vita lavorativa, quanto è difficile riuscire a conciliare tutto quanto, e quindi in qualche modo, in questa maniera, sarebbe anche possibile immaginare dei percorsi che portano le donne ad avere una carriera e quindi un percorso lavorativo, una strada ben dritta da percorrere. Quindi rivoluzione all'interno delle aziende, ma anche le nostre istituzioni, perché comunque potrebbero premiare quelle aziende che intraprendono questo percorso, certo, di valore. Per concludere, Marina, è l'emozione, scusa. Ti preoccupare, Marina, per concludere, rivoluzione culturale che in qualche modo veda le due parti dello stesso cielo far parte dello stesso spazio. Non esistono due parti differenti, facciamo tutte parte dello stesso cielo, e se lavorassimo a questa rivoluzione, in qualche modo ritengo che potrebbe questo generare innanzitutto accorciare i tempi di cui ho parlato prima, ma poi questo potrebbe portare ad un mondo più equo in cui la diversità rappresenta valore, diversità non solo di genere ma di qualsiasi tipo. Chiaro, grazie. Eleonora, eccomi qua. Abbiamo, come dire, una platea, come dire, di platea peso. Che vedo pochissimo perché un po' sono accecata, un po' la luce della sala. Sì, no, ma. Però ci sono. Ci sono tutti. Quelli che ci devono essere, quelli che non ci devono essere, ma che vogliono ascoltare. Quindi, come dire, che suggerimenti diamo a tutti questi manager per colmare questo gap? Che riguarda uomini e donne, perché a volte noi siamo, come dire, un po' nemiche di noi stesse, va detto. Allora, sicuramente c'è molto da fare, me l'ha detto già Grazia in precedenza. Deve cambiare proprio il sistema anche di approccio al mondo del lavoro, da parte anche delle risorse umane, e deve anche cambiare proprio la cultura nel sempre classificare la donna un passo indietro rispetto all'uomo, sia in termini appunto salariali, ma soprattutto in termini proprio di una donna ce la può fare, non ce la può fare. Insomma, bisogna comunque crescere da questo punto di vista, crescere nel linguaggio, perché il linguaggio è la cosa peggiore che possa classificare la donna. Allora, uno degli errori che ho fatto, ve lo racconto, alla partenza dell'associazione, mando una comunicazione al mio direttivo e scrivo il presidente. Izzega. Dopo 30 secondi mi scrivono tutte sulla chat: Eleonora, il presidente, no, devi essere la presidente. E devo dire la verità che io su questo ho iniziato a ragionarci in questi mesi, perché avendo coperto un ruolo sempre insieme a solo uomini, per me era normale che mi chiamassero il presidente, non sentivo questa necessità, anche perché io a livello personale non mi sono mai sentita inferiore a un uomo, mai. Quindi okay. Poi l'esperienza ha fatto la sua parte. Quindi il linguaggio è una cosa molto importante nel mondo del lavoro, perché tendenzialmente l'uomo è dottor maniele tasca, la donna è la graffione, Eleonora. Ho fatto un esempio perché ho qua il collega davanti e non me ne voglia. Quindi il linguaggio è una delle cose principali su cui noi dobbiamo fare riflessione. E voglio citare una frase di Michela Murgia che dice: se si è donna in Italia si muore di linguaggio. Quindi la rete e l'approccio diverso possono aiutare sicuramente a migliorare questi gap importantissimi. Va bene, grazie. Pochissimo tempo, quali sono gli obiettivi, quale ruolo può svolgere l'associazione in questo contesto? Sì, l'ha appena detto Eleonora, vogliamo fare rete.
Noi insomma stiamo accogliendo tantissime colleghe del mondo del retail e ognuna di noi sta mettendo a disposizione dell'altra l'esperienza personale nelle aziende in cui lavoriamo, piuttosto che un'esperienza proprio professionale in termini proprio riguardanti determinati ambiti. E è vero che a volte la donna è nemica dell'altra donna, però l'esperienza, seppur insomma questa avventura sia veramente partita da pochissimo, che posso portare è che in realtà proprio ieri ne parlavamo a cena, ci sono tante donne che vogliono mettere a disposizione il loro personale know-how legale, piuttosto che di comunicazione, piuttosto che insomma relativo alle pubbliche relazioni, per l'altra, e quindi per portare valore, generare valore. È una cosa molto molto bella. Ci auguriamo che in qualche modo quello che sta accadendo oggi all'interno dell'associazione possa aiutare le singole donne in qualche modo a dare degli strumenti per poter crescere all'interno delle loro aziende, di fare carriera. Insomma, questi sono un po' gli obiettivi dell'associazione. E anche fare cultura all'interno. Assolutamente delle, quindi sì, come dire, sì, ci saranno sì, eventi di comunque, formazione, in una parola rete, fare rete, mettere a disposizione le proprie competenze affinché ci sia una diffusione di valore generale. Perfetto, va bene. Posso aggiungerti una cosa a questo intervento? Stiamo sforando di qualche secondo, va bene. Una delle cose che noi ci promettiamo di fare è quella di aiutare quel problema che alcune donne hanno nelle aziende del retail, ma non retail legato solo esclusivamente alla GDO, ma anche retail in generale, di autostima, quindi di difficoltà a raggiungere una posizione ambita perché si sentono un passo indietro. Quindi l'associazione ha anche sicuramente questo compito, e per questo faremo anche un evento il 23 di novembre, lo preannuncio, dove verranno invitate tutte le associate, che comunque sono già numerose, e anche chi vorrà interessarsi all'associazione, e coinciderà col giorno della violenza sulle donne, quindi la giornata dedicata alla violenza delle donne. Quindi aspettiamo, e ricordatevi un'altra cosa, che l'associazione è un ente del terzo settore, e per questa norma è un'associazione al femminile ma aperta anche agli uomini. Quindi noi abbiamo già 3 uomini iscritti, quindi non è preclusa a nessuno e a nessuna. Perché se si è inclusivi, sì. Queste sono le norme nuove del terzo settore.